Salve, sono le 21:53 del 24 ottobre 2003. 2013. E 23, scusate, gli anni passano, neanche ce ne accorgiamo. Ecco, sono nella stazione più schifosa d'Italia, ma è nello stesso tempo la più trafficata d'Italia. Milano Lambrate. Io dico sempre secondo me, logicamente. Come notate da quel poco che si vede, questa è la stazione con più traffico in Italia, l'ho saputo da un vero appassionato professionista, mi devo dire, perché logicamente passa la linea veloce per Bologna, la linea lenta per Bologna, la linea per Genova, la linea per Venezia, sia lenta che veloce, andando ad est, sud o est. Invece verso, cioè in questa direzione, invece verso nord si va a Chiasso, a Lecco, a Domodossola, Novara, Varese, Torino e altre linee. Qui ci sono 12 binari, passa un treno ogni 2 minuti. Adesso sta passando un bellissimo e moderno convoglio appena ripassato, classe 1976. Con qualche dipinto che non manca mai. Questa poi è bellissima. Ma sì, ma diamo un tocco di colore, dai. Se lo sappiamo che il bianco stanca, diamo un tocco di colore, diamo un tocco di colore. Compresi i finestrini, così i viaggiatori intanto guardano i cellulari, così. L'unica cosa che non ho pulito sono i numeri della marcatura della carrozza, perché pulirla tutta era uno sforzo enorme. Cioè, sono più importanti i numeri di immatricolazione, diciamo, della vettura, che il resto della vettura. Cioè, gente che va su che non può neanche guardarsi fuori dai finestrini. Cioè, praticamente, questo è il decoro, fa parte del decoro. Questo fa parte del decoro e del rispetto per chi usa quotidianamente il treno. Se una persona può salire su una vettura conciata così, per non parlare dell'interno, i bagni, come vedete, lo scarico lì, il tubo. Come vedete, sono ancora a terra, la merda, cioè va a finire sulle rotaie. Sperando che qualcuno non sia in stazione e questo treno è in transito. Avete capito di cosa intendo? Ma sì, dai ragazzi, diamo un tocco di colore. Allora, in questa stazione che è in curva, questa è in curva, quando una carrozza medie distanze, ce ne sono ancora, sono inclinate, c'è una bella. Il binario è già inclinato di suo, il marciapiede è all'altezza ancora 25 cm dai pennelli di ferro, dal filo della rotaia. E quindi per le persone anziane, bambini, con le biciclette così, è una bella fatica. È una bella fatica. Adesso ho letto una notizia. Ho letto. Qui hanno pulito la cassa, i finestrini no, fa niente. Però quella là spacca, ragazzi, dai. Allora, una media distanza, ma anche nel sesto treno, diciamo, di ultima generazione. Siamo stati attenti alla bici. Quando è inclinato da questa parte, visto che è in curva come pavia, c'è una bella altezza, pavia non ne parliamo. Questa stazione è più trafficata d'Italia, come numero di viaggiatori e treni. Viaggiatori non lo so, sicuramente qui Lambrate
C'è il quartiere dell'Ambrate che è solo il quartiere, è come agli abitanti di una città tipo Piacenza, solo quartiere. Poi c'è tutto l'interland esterno. L'unico marciapiede, l'unico marciapiede, l'unica banchina alta, diciamo a livello europeo, a norma, diciamo, come fanno le stazioni, è questo, fatto 12 o 15 anni fa, quando hanno fatto questo nuovo fabbricato di viaggiatori, l'unico, che per il 95% è utilizzato per il traffico merci, in qualche regionale che va a Brescia. Ecco, ma questi due binari qui, questi due, sono soprattutto utilizzati per il traffico merci che arriva o va a smistamento o va a Venezia o a Bologna o a Genova. Il resto, adesso ho letto su un sito di ferrovie che RFI ha investito per potenziare, innalzare i marciapiedi e rendere a norma, diciamo, con ascensori e tutto. Di là c'è una bella macchina, una bellissima Vectron svizzera, senza graffiti, eh? Senza graffiti, però mi passa davanti un bellissimo Donizetti, anche lì con graffiti. Ci mancava anche questo davanti. La differenza tra quel locomotore svizzero, direi che forse si ferma, fa il cambio personale. Questo è un Donizetti, ho comprato dalla Regione Lombardia. Logicamente, anche qui, notate, anche se qui è leggermente inclinato la rotaia, davanti è peggio, anche se è di ultima generazione c'è un bel salto. Invece di là praticamente la pedana è a filo della banchina. Adesso purtroppo quella bellissima Vectron è dall'altra parte e poi c'è dietro un treno notte che so, con una 402 o 403, quello che è in coda, avete visto? Ecco. E Intercity. Di solito passano su questi binari, però stavolta capita che spostano, quindi spostano all'improvviso, come prima a Rogoredo, aspettavo il regionale sul binario 3, poi sul binario 5, poi all'improvviso gli indici, lo dicono all'ultimo momento, 30 secondi prima io in bici, logicamente gli ascensori non funzionavano, in bici ho dovuto prendere la bici in mano, scendere in fretta e furia le scale, fare il stop passo, andare a cambiare binario. Banchina all'improvviso e logicamente il treno ha chiuso perché qui c'è, i binari che segnano sono un po' inventati, diciamo, bisogna sempre stare attenti a quello che dicono perché ti cambiano il binario all'improvviso quando meno te l'aspetti. Poi se una persona riesce a correre bene, se è una persona che è anziana, buonanotte, perde il treno. Ma qui si usa così, va di moda, come ritardi, hai ragione, però il ritardo fa parte del DNA delle ferrovie dello care vecchie ferrovie dello Stato. Ritardo, compreso prima quando ero a Rogoredo, che c'è tutti i Frecciarossa dietro, erano sempre 40-45 minuti di ritardo, ho parlato anche con un capotreno. C'è sempre qualche problema, c'è sempre qualche problema, non solo in Giappone, qui c'è sempre qualche problema, o il treno, o l'investimento, o l'impianto di segnalamento, o l'impianto di sicurezza, o la linea aerea, cioè i fili di contatto sono. O la persona che si attraverso i binari viene investita. C'è sempre un problema. Io non so perché in Giappone non hanno questi problemi sulle linee veloci o in altri paesi, non lo so, molto molto di meno. Io già mi ricordo da bambino negli anni 80, 70 che i ritardi in futuro sarebbero spariti. Malgrado tutti gli investimenti che hanno fatto in questi anni, hanno speso miliardi, miliardi, miliardi di euro in raddoppi e quadruplicamenti. Però a quanto pare il ritardo fa parte proprio del DNA delle ferrovie, non c'è niente da fare.
Allora, adesso, come dicevo prima, hanno investito la bellezza, hanno investito RFI, qualche milione di euro, per rendere la norma la bellezza di 13 stazioni. Adesso non so l'elenco, devo dire, la prossima volta vi dirò l'elenco di queste 13 importantissime stazioni, tra cui non c'è Pavia, capitale del Regno Longobardo, la città dei 100 torri, in piena curva, e non c'è neanche Lambrate, che sono stazioni importantissime. Hanno investito per rendere con ascensori, marciapiedi alti, facilitare la bellezza di qualche milione per fare a norma la bellezza di 13 stazioni, 13, cioè ne abbiamo più di 1000 di stazioni fermate. Se andiamo avanti con questo passo, forse li renderanno a norma entro il 2150, con molta calma, perché alzare i marciapiedi ha un costo e ci vuole tanto tempo. È una cosa vergognosa e schifosa. Io una volta che vengo sempre in questa stazione qui, che è la più trafficata, non so se di traffico viaggiatori, ma sicuramente di treni, sicuramente, che sia in piena curva e ancora qui i marciapiedi del 1870 o 1880, quello che è, quando ho fatto la linea per Bologna. Stendiamo un velo pietoso e basta, vediamo cosa passa adesso sul 4. Per me questa stazione qui è di uno schifo assoluto per quanto riguarda la sicurezza e l'agibilità dei viaggiatori. Poi una cosa ridicola, penosa e vergognosa, che adesso vi faccio vedere, che gli ascensori, perché hanno paura che li rubano, che li hanno fatti da poco, un annetto credo, con calma, la stazione è trafficata dai pendolari, con calma, vi faccio vedere, è una cosa ridicola e penosa. Quando a Melignano è aperto 24 ore, ecco, l'ascensore qui è dalle 6 alle 21, perché dopo le 21, se c'è un disabile, una persona in bicicletta come me, una persona obesa, un anziano, qualsiasi persona che ha difficoltà motorie deve usare le scale, queste scale di merda che non sono di una bella altezza, eh sì, perché hanno paura che si riportano via gli ascensori, capito? A Melignano, per fare un esempio, che non ha il traffico di Milano Lambrate, sono aperti 24 ore al giorno, che invece deve farsi queste due belle rampe di scale, perché oltre le 21 sono chiusi. Una cosa ridicola, penosa, proprio l'italiano a dire campà. Per non dire da ridere, proprio da ridere, una roba comica. Vabbè, stendiamo un velo pietoso, perché se no dopo comincio a incazzarmi. Una cosa che ho visto qualche mese fa, sono rimasto perplesso, anche la gente logicamente. Qui c'è sempre viaggiatori, logicamente. Dopo le 21 l'ascensore è chiuso. È chiuso. Vabbè. No, vabbè, va male, molto male. Ragazzi, rido per non piangere. Rido per non piangere. Buona serata a tutti.